Si è tenuto ad Alessandria, nella sede della Fondazione Kralla, Palatium Vetus, la proclamazione della settima edizione del Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l'Impresa Turistica, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale. Il corso è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Sì, la Fondazione Kralla ha particolarmente a cuore il tema del turismo. Perché? Perché riteniamo che il futuro di questa città debba poggiare su alcuni pilastri che non sono molti, non sono molti, ma che sono importanti e non possiamo disperdere le energie in mille rivoli diversi. Noi riteniamo che il turismo sia un fattore trainante per tutta l'economia, che può fare da volano per tutta l'economia alessandrina, con esso la logistica, l'università, la sanità e la ricerca in particolare, per cui uno dei cardini su cui si scriverà il futuro della provincia, non solo della città di Alessandria. La Fondazione Solidal Onlus, con la partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha assegnato anche per questa edizione 10 borse di studio. La proclamazione della settima edizione del Master del Turismo, che ha visto 15 studenti provenire da diverse province del Piemonte e anche da diverse regioni d'Italia, è un corso ormai assolutamente consolidato e affermato che sa unire il mondo accademico rappresentato dall'Università del Piemonte Orientale con il mondo del lavoro e le imprese turistiche che collaborano con il Master. 15 gli studenti che hanno ricevuto la proclamazione e l'attestato e 10 le borse di studio che sono state riconosciute dalla Fondazione Solidal con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ormai da 7 anni, cioè dall'inizio di questa esperienza che è stata pionieristica, hanno creduto in questa iniziativa. I numeri del turismo sono in crescita, c'è una grandissima domanda dei turisti di viaggiare e abbiamo bisogno di avere figure professionali che sono sempre più difficili da reperire, ma le abbiamo bisogno che siano formate, competenti, con la conoscenza di competenze innovative. E quindi questo master sa riunire davvero tutte queste distinzioni in un corso che è decisamente molto apprezzato e quindi si sta già lavorando per l'ottava edizione.